ragazzi, buongiorno, sveglia ragazzi, sveglia, il buongiorno di HM Style Espresso Time. Facciamo questo video la mattina col sorriso perché ci si alza sempre col sorriso, anche se siamo incazzati, anche se prendete multe del 2007 da 1000 euro come me, mi alzo comunque col sorriso perché la vita è bella, come diceva Benigni. La vita è bella, evidentemente Benigni aveva le multe, i mutui, non lo so. Comunque la vita è bella. ACM ACM Time, Espresso Time alle 7 di mattina. E alle 7 di mattina io mi prendo il caffè con voi, rigorosamente macchiato, rigorosamente. Marco, ma c'è la tazzina in macchina? Sì, io la mattina quando esco di casa, siccome sono sempre preso fino a qui fra figli e cose varie, mi faccio il caffè all'ultimo secondo, me lo porto in macchina, infatti c'ho la collezione di 2-3 tazzine, me lo porto in macchina e mentre mi fermo un attimo così mi bevo il caffè prima di partire, oppure semplicemente mentre sto andando me lo sorseggio. Molto spesso arrivo nei vari posti di lavoro con la macchia sul pantalone perché prendo la buca e faccio così. Però da oggi faccio l'Espresso Time se riesco da fermo con voi. E lo bevo sul serio, eh? Non qualcuno come fa il caffè della mattina e poi non beve il caffè. Io lo bevo davvero con voi, Lo sto bevendo. Ragazzi, buongiorno, buongiornazzo. Mi raccomando, come sempre, anche alle 7 di mattina, iscrizione al canale, campanella attiva, spaccate il tasto dei pollicioni solo per me, spaccate... Non c'è Kylo, eh? Non ci credete? C'è, cioè, ho fatto la prova del 9, quindi Kylo non c'è. Cominciamo subito con un po' di notizie espresse della mattina, in modo da cominciarvi a tirar su. Allora, partiamo subito dal discorso di Galliani che, parlerò di Galliani un attimo e poi di Ancelotti in un altro modo. Galliani che parla di Colombo. Galliani viene allo scoperto e ammette che il Monza, se ancora ce ne fosse bisogno, è interessato comunque alle prestazioni di Colombo. Assolutamente il Monza cerca solo e esclusivamente Colombo, ma, e mette lui le condizioni, scusate, faccio un altro sorso, mette lui le condizioni, arriverà se e solo se il Milan prenderà un'altra punta. Dichiarazioni di Galliani, le abbiamo raccontate anche noi, io ve l'ho raccontato con altre persone gli altri giorni, ed è la verità. Se e solo se arriverà un'altra punta, allora Colombo andrà via. Attenzione, perché nel finale Galliani dice: non abbiamo ancora deciso con quale formula. Non abbiamo ancora deciso con quale formula. Io spero che il Milan faccia veramente un prestito o riscatto o diritto di riscatto con controriscatto, almeno quello, non perdiamo anche Colombo, perché secondo me sto ragazzo ha qualcosa in più rispetto agli altri e merita di avere la sua chance. Poi ha parlato anche Ancelotti a proposito del Milan, della situazione del Milan. Mi è piaciuto e non mi è piaciuto, perché ha detto che per quanto riguarda Maldini è un dispiacere vedere andare via, la vita continua, però comunque è chiaro che i tifosi non si abituano così facilmente a vedere partire un simbolo, una bandiera del Milan, e i tifosi sicuramente sono dispiaciuti, però vabbè, tutto va avanti. Paolo comunque avrà un futuro radioso perché comunque ha le capacità, eccetera eccetera eccetera. Riguardo al Milan, nella possibilità di vincere le competizioni europee, dice: mi sa che questo, più o meno, lo dico in parole molto, molto leggere perché è prima mattina anche, questo non è possibile secondo me, perché comunque le altre sono attrezzate meglio, perché il Milan a livello economico ci sta cercando di far quadrare, nel senso di mantenere un certo livello sui bilanci, perché gli altri comunque hanno un potenziale economico maggiore, e queste sono tutte parole vere, per carità di Dio, perché gli altri possono comprare anche giocatori più forti, eccetera 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 eccetera. Quindi secondo Carlo Ancelotti ci vorrà ancora tanto tempo se il Milan potrà arrivare a competere per vincere la Coppa. Però io dico anche una cosa: può essere stato fortunoso, tutto quello che vuoi, però caro Carletto, l'anno scorso, e io non vado contro Carletto, però mi sento in dovere di dover discutere con lui da questo punto di vista. L'anno scorso, anche se il Milan aveva una squadra non esattamente super attrezzata, anche se non aveva esattamente super campioni, vuoi anche una concretazione di eventi favorevoli, tutto quello che vuoi, però il Milan è arrivato in finale. E altrettanto posso dire anche dell'Inter. Comunque l'Inter non ha
tutti i fenomeni. L'Inter ha dei buoni giocatori, è una bella squadra, per carità, magari ha qualcosina in più a livello del Milan a livello tecnico, ma quest'anno secondo me è tutto da vedere. Però due squadre italiane, caro Carletto, sono arrivate in semifinale, e addirittura una, l'Inter, è andata in finale, Carletto, contro il City. Cioè, questo per dire che non sempre spendere tanti soldi per prendere tanti campioni hai la certezza matematica di qualcosa, e non sempre non avere campioni in squadra ma avere buoni giocatori non ti dà la certezza di poter arrivare a degli obiettivi. Io questo mi sento di dire contro quello che dice Carletto. Non so cosa ne pensate voi alle 7 di mattina, però fatemelo sapere. È chiaro che secondo me non sono parole giuste, perché tutti possono arrivare. Tante volte non serve il campione. Vedete il PSG, una squadra piena di campioni, ma vedete anche lo stesso Real, uscito fuori, ma tante altre squadre che possono essere sulla carta superiori a Milan Inter, ma di tanto ragazzi, superiori anche al Napoli. Anche il Napoli ha fatto un bel percorso, quindi non mi sento di condividere queste parole. Io dico che comunque non è un terno all'otto, però in finale ci si può arrivare senza problemi, anche se non c'hai 11 top player in campo, e questo secondo me è un dato di fatto. Vedremo Carletto quest'anno come andrà, magari usciremo i gironi o magari ce la faremo ancora arrivare. Intanto Azmoun, e chi è Azmoun? Azmoun, il famoso obiettivo, quello del Milan, obiettivo, sì, così, ho preso qualche informazione. Azmoun arriva in Italia, non viene al Milan, ma comunque arriva in Italia e dovrebbe arrivare in prestito alla Roma. Quindi Mourinho prenderà in prestito secco Azmoun, le prestazioni di Azmoun, un giocatore, il talentuoso 28enne, e la Roma si sta attrezzando bene. La Roma mi piace, e arrivano anche delle notizie, ve le racconto ovviamente in maniera espressa perché mi sto anche dilungando, del Werder Brema e la situazione Werder Brema Balotelli. Attenzione, perché arrivano delle novità, arrivano delle indiscrezioni di quello che è successo. In realtà il Werder Brema Balotelli comunque non si vorrebbe muovere a determinate condizioni, ma in generale vuole decidere lui. Ma il Werder Brema, in realtà Balotelli lo voleva in prestito secco, e il Milan ha chiuso subito la trattativa, perché il Milan lo vuole vendere a titolo definitivo, ok? E il Werder Brema voleva solo il prestito secco, chiamali scemi. Comunque per quello poi l'operazione col Werder, per adesso e solo per adesso, sembrerebbe assolutamente congelata. Chiudiamo col discorso Lazetic, il ragazzo va ancora un'altra volta in prestito, va al Fortuna Sittard, squadra di Eredivisie, quindi in Olanda, riprova questa avventura, un altro anno di prestito secco fino al 2024, e speriamo che sia la volta buona, che faccia vedere qualcosa di interessante, che esploda. Chiaro che se il Milan non lo cede a titolo definitivo, non lo vende, e perché il trittico di Volpe e delle tre Volpi che sono a Milano, che gestiscono, diciamo, la squadra rossonera, vedono qualcosa in lui. Secondo me, se danno continuità al lavoro di Maldini, è perché in realtà in questo ragazzo ci vedono qualcosa di interessante. Questo è ovvio, altrimenti l'avrebbero già ceduto in maniera definitiva. Sono contento, perché secondo me merita una vera possibilità. Chiaro che avevamo tante aspettative su Lazetic, e purtroppo poi sono state un po' disilluse queste aspettative, perché non sta rendendo. Vediamo quest'altro anno di presto. Io cercherò di seguirlo anche al Fortuna, vediamo come andrà. Intanto ragazzi, vi auguro buon proseguimento di giornata, ovviamente fatemi sapere quello che pensate di quello che vi ho raccontato stamattina in maniera espressa, anche se ho fatto più o meno 8 minuti. Buona giornata, buon lavoro a tutti, buona scuola, buon tutto quello che volete, buone ferie, noi ci sentiamo come sempre più tardi, e addio.